Salve gente, mamma mia, sto cotto, ho cercato, vi dico la verità, non sono riuscito a vedere 90 minuti la partita, ho cercato di rimanere sveglio per gustarmi tutta la partita di Argentina-Brasile, sono resistito 70 minuti, alle 3:30 ragazzi sono crollato e ho abbandonato la partita, che poi questa mattina ho scoperto finita sull'1-0 così come l'ho lasciata. Contrariamente a quella che è di solito la regola del canale, ovvero di parlare di partite viste nel loro complesso nei 90 minuti, visto il sacrificio che ho fatto nel comunque rimanere sveglio fino alle 3:30, ne parlerò di quei 70 che ho visto. Prima però, tu che stai vedendo questo video, se ancora non l'avessi fatto, ti consiglio di iscriverti al canale, di provare, potrai sempre disiscriverti quando vorrai. Clicca su iscriviti, clicca anche però sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti, quindi metti tutte le notifiche e poi se ti andrà, se vuoi lasciare un like, io ti ringrazio. Allora ragazzi, una partita devo dire che non sembrava in realtà un'Argentina-Brasile, c'era molta tensione perché comunque tutte e due sicuramente volevano sia vincerla ma anche non perderla. Però tanta tanta qualità che si è persa perché non ci sono state almeno nei 70 minuti, forse nel secondo tempo un po' più il Brasile è stato pericoloso, qualche azione più interessante anche perché era ormai sull'1-0 per l'Argentina e doveva recuperare, ma un primo tempo dove a parte il gol di Maria, bellissimo, devo dire veramente bellissimo, con una tranquillità e con una classe veramente molto bello a pallonetto a scavalcare il portiere. Per il resto non ci sono state onestamente azioni pericolose o giocate di chissà quale qualità. Devo dire che se fosse stato il mondiale quest'anno, anche affrontare o Argentina o Brasile, l'Italia avrebbe avuto le sue chance. Non mi hanno convinto né una né l'altra. Sicuramente l'Argentina, così a vederla, mi è sembrata molto approfittare del fatto che il Brasile, giocando in casa, volesse più. Avesse più voglia, ed è quello che auguro anche all'Italia questa sera con l'Inghilterra, cioè quella che gioca in casa, quella che ha diciamo molto tifo a favore, voleva metterci quel qualcosa in più per lasciare a casa il risultato, quindi per tenersi la vittoria in casa. E questa forse frenesia nel voler comunque ottenere il risultato, secondo me è stata gestita bene dall'Argentina, che invece ha aspettato e ha controllato benissimo. Almeno nel primo tempo, tutte quelle che erano le avanzate del Brasile, così come in realtà anche poi il Brasile è riuscito nei suoi giocatori, nella sua qualità, a bloccare un po' il gioco dell'Argentina. Argentina, però, che ripeto, è riuscita a raggiungere un 1-0 con un bellissimo gol. Nel secondo tempo, il Brasile avrebbe anche pareggiato, ma per fuorigioco è stato giustamente annullato perché il fuorigioco c'era. Ma che poi, ripeto, a parte un altro paio di occasioni buone. Non ha creato così tanto, parlo nei 70 minuti, da riuscire poi a raggiungere il pareggio, perché ripeto, onestamente, molto, molto poco. Io adesso non so se erano talmente, sai, quando i livelli sono talmente alti che tu guardi una partita che alla fine te la fanno sembrare normale, perché sia una che l'altra giocano talmente bene che poi ne perde magari. E lo spettacolo, io questo non lo so. A me mi sono sembrate due squadre che, ripeto, non volevano vincere, ma soprattutto non volevano perderla. Quindi sono state molte uomo su uomo, molti contrasti. Un De Paul al centrocampo che ha fatto una buona partita, secondo me, dell'Argentina. Correa non è proprio entrato, quindi non pervenuto. Sbanterà ovviamente di un titolo. Speriamo che anche gli altri giocatori del Lazio potranno vantare lo stesso titolo, però non pervenuto per questa finale. Vedremo al rientro quello che avrà in mente di fare. Dall'altra parte un Neymar che onestamente, a parte qualche bella cascata, non ha inciso come incide di solito nelle partite in Europa. Ripeto, secondo me un Brasile con tanta pressione addosso. E ripeto, spero che sia la stessa pressione che questa sera ci sarà sull'Inghilterra, ma il risultato alla fine, per quello che ho visto nei 70 minuti, quindi non so nei 20 minuti finali se magari la cosa, anzi se qualcuno l'ha vista e mi può mettere un commento, nei 70 minuti complessivi mi è sembrato che alla fine l'Argentina potesse meritare insomma la vittoria, proprio perché il Brasile, a parte un paio di tiri, non mi sembra che avendo il vantaggio di casa,
abbia fatto nulla di più per poter meritare la vittoria. Questo è quanto, ragazzi. Per quello che riguarda noi stasera, ragazzi, abbiamo il nostro Braveheart, così come gli scozzesi, scherzosamente, ma in modo molto, diciamo, simpatico, ma anche efficace, hanno voluto rappresentare Mancini, ovvero un guerriero, una guida, o un qualcuno che possa, diciamo, affrontare quella che è una squadra importante come l'Inghilterra. L'Inghilterra che forse possiamo, rispetto alla Spagna, possiamo controllare nella fase, nel gioco al centrocampo, perché in avanti, ragazzi, bisogna stare attentissimi, perché hanno uno velocissimo con i piedi, bravo a saltare l'uomo, e un altro fisicamente importante che può farci male. Quindi in avanti attenzione. La difesa, la loro difesa è una difesa comunque abbastanza preparata, per quanto noi abbiamo giocatori che possono saltare l'uomo. Quindi se noi dal centrocampo, dove secondo me siamo leggermente più forti, se Jorginho, Barella e Verratti giocano al loro livello, possiamo dare sia fare diga che dare palloni interessanti. Secondo noi ce la giochiamo lì. Oggi è la giornata del centrocampo, ragazzi. Se giocano come sanno fare, ce la possiamo fare. Ovviamente abbiamo 60.000 persone quasi contro, e dobbiamo metterci tappi alle orecchie e giocare e pensare solo a fare il nostro gioco senza paura, e così, proprio col cuore impavido, a andare a prendere quello che poi è. Cioè, si sono allenati duramente, hanno fatto partite dure così per arrivare a questo obiettivo. Quindi spero e credo che non ci siano dubbi che Mancini gli abbia fatto capire l'importanza di giocare quest'ultima partita. Un'ultima partita, dopodiché torni a casa magari con un traguardo storico, che non è da tutti, ragazzi, perché non è da tutti. Se calcoliamo che l'Inghilterra dal 66 che non gioca una finale. E quindi ragazzi, forza azzurri, aspettiamo questa sera e ne andremo a riparlare, ok? Mi raccomando, tu che stai vedendo questo video, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina e soprattutto lascia un like adesso, prima, e non scordartelo prima di lasciare il video. Scusate ragazzi, sto ancora mezzo rincoglionito, nonostante mi sono alzato già da più di 2 ore, ancora non riesco a connettere bene, non sono più abituato a far notte, ragazzi, olive dolci.